Ciao community, benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. E se non siete dalla community, vi siete appena uniti, benvenuti di nuovo a tutti e grazie per essere qui con me. Parliamo di due cose molto importanti. La prima su tutte è The Batman, che io non ho ancora visto. Questo video sta uscendo alle 14 di oggi, stasera andrò a vederlo. Ho aspettato per andare a Melzo, in un cinema enorme, il più grosso d'Europa, vuoto. Ho aspettato, non ho guardato spoiler, non ho guardato niente, quindi apprezzate la sincerità e i vostri commenti non li leggerò fino a domani, perché non devo spoilerarmi nulla. Non fatemi scherzi, ma so che siete buoni e non lo farete. Sapete da dove arriva questo The Batman? Da voi, me lo avete regalato voi, perché grazie alle entrate di YouTube sono riuscito a prendermi questo The Batman, o meglio, l'avrei comprato lo stesso. Solo che YouTube mi ha gentilmente versato una quota per le entrate pubblicitarie che sono state generate da voi community, quindi mi avete regalato The Batman e ho scelto di spendere quei soldi in The Batman perché è il mio personaggio preferito, così un ricordo legato a voi persone che siete dietro a quei numeri, che ci seguite, mi seguite e ci scrivete su Instagram e sui social, quindi io vi ringrazio tutti. Io devo ringraziare il nostro follower Simone, mi ha spinto, no? Io non neanche l'avevo visto, mi ha mandato delle foto, mi fa ma questo? E io faccio no vabbè, ma sì, ma tanto, cioè, adesso vedo se comprarlo o no. E poi ho aspettato, salito di prezzo, introvabile, ci ho messo un po' a farmelo arrivare perché non si trova più. Quindi andiamo ad aprirlo, sarà una puntata flash, ma comunque sarà una puntata divertente, perché se non avete questo pezzo vi consiglio di andarvelo a recuperare, soprattutto se siete amanti di Batman. Io ho molta fiducia nel film che andrò a vedere questa sera, che cioè sto girando il video il giorno prima, quindi in realtà domani, ma in realtà per voi è stasera, e sono sicuramente convinto che sia un gran bel film. Non scrivetemi commenti strani finché non passa il mercoledì, cioè quindi dal giovedì potete scrivermi commenti strani. Guardate il box, bellissimo, altezza di più di 30 cm nel box, The Batman anche graficamente molto molto bello. Allora, McFarlane comunque, ragazzi, molto giocoso, è un box giocoso, classico box da giocattolo, e qui andiamo a cadere subito nel banale, ma vabbè, cosa dobbiamo fare? Comunque anche per il costo che ha, che io l'ho pagato 60 euro spedito, ma si trovava benissimo a 45 una volta, direi che è molto più che accettabile. Di questa versione ce n'è anche una tutta nera, ho preferito questa, ho visto anche l'altra, ma l'altra non so tra l'altro se è ordinabile o no. Comunque questa qua la preferisco molto molto di più. Com'è? Bello, ci piace questo dettaglio, questo cartellone di The Batman, carino, da mettere dietro la statua. Non male, anche colorimetria e disegni. McFarlane come al solito ci lascia dentro le sue carte e purtroppo, porcaccia miseria, dobbiamo spaccare la scatola. Purtroppo sì, perché ovviamente, guardate, questa carta di The Batman, davanti e dietro, bella. Bella, vabbè, una carta di The Batman. McFarlane, ma basta fare le cose che non sono da spaccare, no? Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Diorama di Batman che, nel senso, ma, boh, vediamolo subito, vediamolo qua. Guardate, molto plasticoso, non c'è un effetto mattone un po' più opaco, l'avrei preferito più opaco, ma forse credo sia dovuto per la pioggia o altro, non lo so, non ne ho la più pallida idea, credo che sia un effetto bagnato voluto, immagino, no? Guardate questa figaggine invece, questo è carino, se riuscissi a metterlo a fuoco magari. Ecco, questo è carino, non è male, molto carino, questo pipistrellino così sulla punta non male, sotto abbiamo delle piastre normali che non ci interessano. Due pedane, penso, per tenerla in piedi, che ci interessano relativamente. Io guardo nell'iPad, ragazzi, per i fuochi, vabbè, non arrabbiatevi se non vi parlo direttamente. Faccio una pausa e applico un pensiero personale di questo canale. Mamma me lo compri si sta espandendo, sta diventando grande, abbiamo aperto una nuova collaborazione con un nuovo negozio che dalle prossime puntate scoprirete chi è e avrete accesso veramente a degli sconti incredibili, però vi chiediamo un minimo di fatica per accedere a quegli sconti, quindi poi ve le spiegheremo. Abbiamo organizzato una sorta di
non è un giveaway, però sono delle meccaniche per cui per accedere a degli sconti avrete bisogno di seguire le nostre puntate, perché è giusto così, perché per volere una cosa ci vuole dell'impegno. Io curo questo canale molto bene, molto nel profondo, perché penso che quello che facciamo sia diretto a delle persone che siete voi e abbiate dei valori, quindi il vostro tempo è indispensabile, il vostro tempo dedicato al nostro canale è una cosa incredibile e quindi io vi ringrazio e cercheremo sempre di fare dei video di qualità. Ci impegniamo su questo canale a farvi vedere le cose in 4K, in alta definizione, perché dovete avere le figure davanti ai vostri occhi come se le stesse toccando, E io ci tengo particolarmente, e tutto questo avrà uno standard qualitativo sempre così, sempre alto, sempre elevato, perché voi siete la principale fonte, ovviamente, di questo canale, voi community. Ma perché? Ma perché? A differenza di NECA hanno annodato il fil di ferro, cioè ma perché? Ma perché dovete rompere le palle così? Che poi uno va a... Ah, loro lo fanno per farti rovinare Batman. Bisogno degli strumenti nuovi per aprire le action figure, comunque. E poi Simone mi dice, tieni la scatola. Ma come faccio a tenere la scatola, raga? Ma vi rendete conto che per aprire questa ci sto mettendo 6 minuti? Eccoci qui, ed è arrivato il momento di andare ad analizzare questa statua di Batman by McFarlane Gold Label, alta ben 30 cm. Io le McFarlane sapete che sono sul ni, nel senso che belle, bellissime, però diciamo che quelle piccole non mi fanno più impazzire come una volta. In questo caso specifico abbiamo un Batman, del nuovo The Batman, con Robert Pattinson. Colorazione, la colorimetria, questo rosso nero molto molto bello. Non fate battute sulle squadre di calcio, che non è il caso, però guardate anche il viso, fa molto statua da centro piazza, una piazza di una città molto molto bella. Andiamo avanti ad analizzare le plastiche utilizzate, guardate anche il ritaglio, no? Cioè il ritaglio, il painting, come è sporco e come è studiato. Non è male, è stato disegnato veramente, veramente, veramente bene. Quindi il petto, il logo, il rilievo e soprattutto, guardate, cioè se vado a toccare io sento proprio il rilievo. Molto bella questa cosa, molto bella questa cosa, mi piace tantissimo. Non c'è rilievo sul painting, quindi niente, però addominali, armatura, tutto tutto super attrezzato e super super figo. Andiamo a vedere profilo di The Batman, guardate che roba, bellissimo. Andiamo a mettere un po' a fuoco meglio, guardate la cucitura disegnata di rosso e lo sguardo, guardate anche il mento, sembra proprio lui, ragazzi, bello, molto figo. È stato fatto un ottimo lavoro, ovviamente una statua fissa, quindi molto più semplice da stampare e fare, e comunque c'è del lavoro dietro e si vede, non male, non male. La testa si muove? No, tutto immobile perché è una statua, certo. Guardate la spalla e attenzione dietro. Spalla e attenzione alla schiena. Allora, come mai la schiena non è rossa? Questa è una bella domanda, ma sono stati furbi perché tutto dietro è nero, assolutamente tutto, tutto, tutto nero, quindi va bene così, ce la passiamo, anche se sarebbe stato più figo averlo rosso anche dietro, però magari è sangue, non so cosa volevano narrarci. Torniamo al braccio, guardate gli avambracci e il dettaglio delle mani. Come lo trovate? Scrivetemelo nei commenti, le mani aperte così, bella la posa, anche il parapugni, cioè il parapugni, il tirapugni, guardate, cioè i guanti hanno il rialzino sulle nocche, ma che figo, veramente, veramente una bella statua. Cintura, dettagli della cintura, rossi, sporco, sangue, boh, non lo sappiamo e non lo sapremo mai, con i dettaglietti delle aperture, guardate, c'è un dettaglio veramente elevato comunque in questa stampa, Non male, non male, un bel dettaglio elevato, molto molto figo. Cinghie finte, vabbè, è una statua, non importa. La parte di destra di The Batman, quindi torniamo al discorso della spalla. Guardate qua, discorso spalla, molto molto figo. E come l'altra parte, si innesta bene nel petto, tutto disegnato alla grande. Pistola, la parte della pistola sulla gamba inizia a essere solo nera. Ecco, questa cosa magari distinguere un po' le cinghie con un'altra colorazione di nero sarebbe stato leggermente più carino, ma non andiamo nel dettaglio perché vi ricordo che questa si trovava intorno ai 39 euro.
e non era per niente male a quel prezzo. Adesso costa un po' di più e quindi ne vale la pena, lo scopriremo alla fine, però direi proprio di sì se siete amanti di Batman. Gamba, guardate, lucido che riflette, un po' stile bagnato, potete immaginare che sia sotto la pioggia, quindi non male. Bella anche la storia di mettergli il piede sul diorama, così, con la caviglia piegata, l'ho trovato molto accattivante, molto bella la posa, adesso ve lo faccio vedere intero. Un po' di gn sulle gambe perché sono totalmente nere, vedete? Totalmente questa qua dietro soprattutto è totalmente nera, una scelta di design sicuramente, però lo trovo un po' poco profondo. Questa gamba totalmente nera che si va a perdere in questo diorama totalmente nero, insomma, potevano comunque lavorare anche sul diorama, dare delle sfumature su queste mattonelle, sarebbe stato sicuramente ben apprezzato, però diciamo che sempre per il prezzo che ha non è male. La faccia, come potete vedere, è disegnata, la parte è venuta meglio insieme al torace e alle braccia, la parte sotto delle gambe lascia un po' a desiderare semplicemente per una cura un po' più meno approfondita, vedete, non è proprio, non c'è questa cura maniacale come nella parte superiore. Andiamo a vedere il mantello, che invece è in PVC morbido, quindi si piega molto, apprezzo molto questa cosa, allargo un po', la faccio vedere, apprezzo molto questa cosa perché ha questo gancio così, un po' rosso, che si apre, quindi è già fatto così, si apre, ha questo taglio, vedete? E il resto invece ha questo effetto di movimento assolutamente incredibile, che è una figaggine assurda, perché è PVC morbido ma con un effetto di movimento. Mantello ovviamente, che è un sofficino intero, si muove. Vi danno insieme inoltre anche dei ganci però non so a cosa servano, adesso andiamo a vederli appena vi faccio fare il giro sul dioramino. Ci sono due di questi gancetti che non so a cosa servano, non sono andata neanche a studiare, sulla scatola non c'è scritto, quindi ragazzi, se lo sapete scrivetelo nei commenti. Torniamo al nostro Batman, alto 30 cm sul suo diorama. Unica pecca secondo me è che se voi lo guardate frontalmente va messo su uno scaffale alto, perché da dove sono io, se lo guardate leggermente più in alto, vi perdete il viso, che è la parte più bella secondo il mio punto di vista. Oggi abbiamo visto Batman McFarlane alto 30 cm e ne vale la pena acquistarlo alla modica cifra di 39 euro se lo trovate, sì, più spedizioni dovreste arrivare intorno ai 45, alla modica cifra di 60 come ho fatto io, nel senso che bello, ma 60 euro non li vale, con tutto il bene, non li vale perché semplicemente 60 euro spedito, non li vale perché il suo prezzo è inferiore, infatti dovrebbe aggirarsi anche in America intorno ai 35-40 euro massimo, e quello è il suo prezzo, è portato a casa un pezzo, praticamente un euro al centimetro, è una figaggine. Se lo trovate di più inizierà a costare di più perché è una gold label, lasciate perdere, a meno che siete proprio infottati di Batman, di The Batman, ve la prendete, però se vi piacciono le statue, attenzione, se vi piacciono le statue. La stampa, come abbiamo visto, è molto molto bella, è incalzante ed è sicuramente carina da avere sulle mensole, però il prezzo, quei 20 euro in più, non sono giustificati in questo preciso momento storico. Più aspettate, più sappiate che non le trovate e più non ci saranno, quindi spenderete di più. Se volete la versione nera, probabile che esista, però preferisco questa sicuramente. Da questa puntata è tutto, vi ringrazio per essere stati con me, lasciatemi nei commenti cosa pensate di questo Batman McFarlane, che è una serie accessibile ma sta iniziando a costicchiare, quindi occhio che quando escono le cose compratele subito e non fate come me che, ah no, ma aspetto, cagata atomica. Ciao ragazzi!